La cattedrale di Barcellona è dedicata alla Santa Croce e alla Santa Eulalia, martire durante la dominazione romana, le cui reliquie sono custodite all'interno della chiesa. Sorge nel quartiere gotico, nella parte vecchia della città. La costruzione della cattedrale di Barcellona fu avviata sul finire del XIII secolo, sotto il regno di Jaime II, e fu ultimata nel XV secolo durante il regno d'Alfonso d'Aragona. La struttura è semplice e slanciata, tipica del gotico. All'interno è divisa in tre navate con volte a crociera. Elementi da ammirare sono il crocefisso quattrocentesco e il coro, attorniato da decorazioni marmoree realizzate da Bartolomeo Dores, allievo di Michelangelo. Al di sotto del presbiterio è posizionata la cripta che contiene le reliquie di Santa Eulalia. Il chiostro interessò l'ultima fase dei lavori. Al centro della cattedrale si trova la famosa Fontana delle Oche. Alla fontana sono legate diverse tradizioni. Le 13 oche rappresenterebbero gli anni del martirio della Santa e durante le celebrazioni del Corpus Domini la fontana viene addobbata con motivi floreali e un guscio d'uovo che rappresenta l'ostia consacrata.